oggi per il Teatro del Sorriso di André Mirabeau, Baci perduti. È uno dei tanti testi di successo di un periodo, curiosissimo periodo, perché avevamo una stretta connessione tra la Francia e l'Italia, per cui bastava che ci fosse un successo in Francia e era automaticamente ripetuto in Italia. È stato il caso per esempio di questo Baci perduti, che era stato dato nel 1932 a Parigi e già nel 1933 Ruggero Ruggeri lo presentava come uno dei suoi sicuri successi. Questo per dire quale era l'attenzione, anche in un periodo di autarchia come il 1932 era per la nostra Italia, verso le scene francesi e per quel tanto di scacciapensieri evidentemente che evitava ogni pericolo di arrivare a censure, che evidentemente questo testo fatto di tradimenti o di presunti tali non poteva fare nemmeno sospettare. Ecco, il testo è quindi questo, è un testo divertente, un testo piacevole, interessante, ma fa parte di quel Teatro del Sorriso che aveva anche dietro un alibi per non pensare troppo. E però solo il fatto che nel 1933 era stato fatto da Ruggero Ruggeri vi può anche far capire come sotto c'era un'abilità anche proprio artigianale notevolissima. E l'Italia della televisione aveva pensato all'inizio di riprendere molti di questi lavori, che poi sono stati un autentico successo anche popolare. Signore, Madame King dell'Opera è arrivata. Ah. È arrivata anche l'orchestra jazz, signore. E le disgrazie non arrivano mai sole. Non ti metterai a fumare, spero? Perché no? Siamo nel fumoio. Aspettiamo degli invitati. Offrirò loro un sigaro. Non si fa entrare della gente in un appartamento che puzza di pipa. Hai fatto vedere il tuo vestito nuovo a papà? È inutile, non gli piacerà. Perché non mi piacerà? Perché non trovi mai niente di ben fatto tu. Beh, una volta tanto quel vestito gli sta bene. Però mi si è smagliata una calza.
Ero certa che mi avresti detto qualche cosa di spiacevole. Che grazioso carattere. Non era questo che si aspettava? Sperava in un complimento. Ti ho dato un avvertimento utile, se non gliel'avessi detto non sarebbe andata a cambiarsi le calze. Sì, ma oggi è la sua festa e non dobbiamo soltanto esserle utili. Dobbiamo anche cercare di farle piacere. Credo che la serata riuscirà assai bene. Tocca legno. Abbiamo messo insieme un grazioso programma, vedrai, non voglio dirti che cosa ci sarà. Un'orchestra jazz. E come lo sai? E noi che volevamo farti una sorpresa. No, di piuttosto che non avete osato chiedere la mia opinione. Sei così scoraggiante. Del resto la musica è una cosa gaia, poi non abbiamo questa attrazione soltanto, abbiamo anche... Madame King dell'opera. Sai anche questo? Sì, se speri di divertirci con questo. Perché non è brava? La conosci? Ah, io no. Ma immagino che lo che deve essere. Aveva talmente paura di un controordine che è già arrivata. Ah, è di là. Preoccupatevi per questo, per carità, non è niente, niente. La cosa grave piuttosto è che temo di aver preso un colpo d'aria uscendo dalla macchina. E allora ho paura che la mia voce si alteri. Sentite, signore. Mi scusi, signore, è sorta una complicazione nella sistemazione dell'orchestra. Dove dobbiamo metterli? Alla porta? Oh, signore. Ah, oh, scherzo. La signorina ve lo dirà. Ecco, vede l'orchestra, domandano qual è il loro posto. Occupa delle tue, Enrichetta. Sì, ora vediamo. Permettete di presentarvi mio marito, Madame King, che ti fa il grande piacere. Felicissima, felici. Prego, accomodatevi, signora. Buonasera, buonasera, signora. Ah, buonasera. Buonasera. Un po' va? Chi è quello? È il segretario di Madame King, signore. Mi pare di avervi sentito nel Faust l'altra sera, eh? Ah, l'opera! No, alla radio. Oh, magnifica invenzione che permette di trafondere, vero, nel mondo i capolavori e gli artisti nello stesso tempo. Seguo molto i concerti alla radio, per via della pubblicità. Io sono industriale e allora la pubblicità mi interessa. È così che vi ho sentito l'altra sera, da una reclama e l'altra. Ah, veramente? Prego. Grazie. Buonasera, caro Leone. Signore. Come va? Bene, signore. Ah, molto bene. Come sono contento, padrino, che ci sia venuto. Enrichetta. Ci aveva pensato temere un rifiuto. Eh sì, cara, fino a ieri credevo davvero l'impegno per questa sera, ma poi sono riuscita a liberarmi. È stato molto difficile rinunciare a quell'impegno, padrino. Beh, sai, ci sono volute una dozzina di telefonate. Oh. Contro telefonate, molto fiato, ma alla fine sono riuscito a spuntarla. Dio mio, ma come sei carina questa sera. Buonasera, signore. Buonasera. Buonasera. Oh, buonasera, Teresa. Buonasera, Stefano. Buonasera. Ma ditemi un po', ma quando la smetterà questa vostra figlia di essere così carina? Ma quest'abito è un vero prodigio. Vi piace? Addosso a te, sì. Grazie. Ah, delizioso. È un lirico? È un uomo gentile, semplicemente. No. È un lirico. Non sono mai riuscito a fargli trovare brutta una donna. Anche quando gliene presentavo qualcuna orribile, spaventevole, lui diceva, beh, ha qualche cosa di suo. È sempre bene. Ma non vi ho ancora ringraziato per il vostro regalo, padrino. Voi mi avete dato... quello che desideravi. Meglio ancora, quello che non osavo desiderare. E allora tanto meglio, cara, se ho indovinato, no? Sì, ma non è ragionevole. È troppo bello, non è vero, Stefano?
Sì, è troppo, è troppo. No, per carità, non ne parliamo più. Dimmi un po', tu sei contenta? E allora non occorre altro. Sì, sono contenta. Sono nervosa. Ho voglia di piangere. Ho voglia di ridere. Insomma, sono contenta. Mi sembra che oggi sia un gran giorno per me. Ho 20 anni. È la mia festa. Mi sembra che tutta la gente che stasera viene qui a ridere, a ballare, a divertirsi, lo faccia per me. Il mio onore. E quindi mi sembra che tutti mi vogliono bene. È un'impressione così bella che mi fa male. No, non esageriamo. Le persone che vengono qui stasera vengono perché le abbiamo invitate e temerebbero di offenderci non vedendo. Hai ragione. Credere che tutti ci amino è da sciocchi. Oh, è che sei arrivato. Ma mi pare che questa mattina tu sia sceso dal letto col piede sinistro. Sei quasi aggressivo. Aggressivo io? Ah, per amor di Dio. Vuoi sapere perché? Poi sai benissimo che non è vero. Guardami, ho le spalle rotonde, sono un passivo io. E allora sorridi, buon Dio, perché se non sorridi oggi non sorridi più. Beh, non mi riesci di rallegrarmi a data fissa. Vorrei sapere perché, per il solo fatto, perché il calendario segna il 20 giugno, si deve riunire della gente intorno a una tavola per mangiare una torta. E se non voglio di torta proprio oggi 20 giugno. Ma oggi 20 giugno è anche il giorno in cui tua figlia... Compie 20 anni. Vabbè, ho mal di testa quando mia figlia compie 20 anni. Come, hai mal di testa? Ci mancherebbe che questo, per amor di Dio. Ah. Voglio sigaro? No, grazie. Sì, prendilo. Perché? Prendilo, così potrò fumare anch'io, perché pare che non possa fare per primo del fumo. Ma più tardi. Ah, che egoista che sei. Ah, carissimo, buonasera, come va? Ah, non bene, amico mio. Ho il fegato capriccioso e lo stomaco ne fa delle sue. Un sigaro. No, grazie. Pensa complimenti. No, grazie, veramente. No. È assolutamente impossibile rimanere più di 5 minuti con il signor Pelissier senza essere obbligati a sentire delle sconfitte. Aspettate che ne so un'altra, Sì, me l'ha raccontata la signora Mussofia l'altra sera. C'è un tale. Un tale che entra in una tabaccheria e compra un pacchetto di sigarette. In quel Stefano. Buonasera, Germania. Buonasera. Oh, offritemi una sigaretta. Oh, con le donne c'è sempre modo di intendersi. Ah, grazie, Stefano, grazie. Ecco qua. Là. Oh, no, grazie. Si balla di là. Sto scritto che non debba fumare stasera, non so niente. Sei qua tu? Sì. Buonasera, signor Cogolei. Buonasera. Come ballate bene, Pallino. Mio padre non è degno di voi nemmeno in quello. Ma non dire sciocchezze, Enrichetta. Tuo padre ha un mucchio di buone qualità. E anche se non sa ballare... Non è che non sappia ballare, è che non vuole nemmeno imparare. È burbero, pedante, maligno. Enrichetta! E guasta peste. Come sarebbe più bello se foste voi ad essere mio padre. Dunque, abbiamo un segreto, Può darsi. E sei venuta qui sperando di trovare qualcuno disposto ad ascoltarti. Questo no. Ma il segreto c'è, è grosso. Deve essere uno di quei segreti che fanno crepare l'invidia alle amiche. Grosso, piccolo, non ve lo dirò. O tu sei venuta qui per questo? Non sono sciocca. Io non ti domando niente. Me lo sciupereste come vostra abitudine. Non dirvi nulla, allora. Vedete, soltanto vedervi ridere sono già meno contenta. E vattene via presto, allora. Eppure, in fondo, non siete cattivo. Quanto gli altri? Non sareste contento se la vostra amichetta Silvia fosse felice. Che parole grosse. Se vi dicessi... Bada, il tuo segreto ti scappa, Sono talmente felice che ho voglia di raccontarlo a tutti. Ebbene, ecco, sto per rivedere a momenti qui un giovanotto che mi piace, a cui io piaccio, che mi vuole sposare. Oh.
Quanta roba! Ci siamo subito compresi. È intelligente, è buono, è bello, e poi leale, e poi... E poi... Perché ti fermi? Perché non dite niente. Ah, devo dire qualche cosa? Ma sì. Sei sicura che non abbia un'altra donna? Oh, no! No? Dove vive? A Parigi? Fa il servizio militare. Oh, la dico. 2 minuti a parlare con voi e non siete sicuri di niente. Siete proprio cattivo, ecco. È naturale, quando si è sinceri si è sempre cattivi, eh? Non vedete che il male. Io vedo le cose come sono, il mondo com'è. Non è colpa mia se è fatto male. A voi ne saltano gli occhi che i difetti. Non vorrei essere vostra figlia. Beh, tutto per il meglio, non lo sei. Vorrei almeno una volta sentirvi dire: ah, questo è bello. E fammi vedere qualche cosa di bello. Ma ecco, l'amore. Hai scelto male il soggetto. Come, non credete all'amore? Ah, no. Non vi domando di dirmi i vostri segreti, ma... Nessuna donna vi ha mai detto di amarvi? Sì, appunto per questo. E l'amicizia? Non avete amici? Ne ho troppi. Non avete fiducia in loro? Con la coda dell'occhio. Vi detesto. Sciocchina, bisogna vedere le cose come sono. Così soltanto si possono evitare le delusioni. Non esiste la virtù allo stato puro. E neanche il male si può ammirare interamente. Anche le peggiori canaglie sono capaci di un atto d'onestà. Allora non amate che voi stessi? No, tutt'al più mi preferisco. Invece io, per quanto possiate essere odioso, vi amo molto. Non tanto quanto credi. Nel gusto. Mi avete quasi messo voglia di piangere. Andiamo. Ma se piangi molto adesso, piangerai meno in seguito, perciò... Del resto, quello che avete detto non è affatto vero. Il signor di Charanzac me la prova. Perché? È ammogliato da 10 anni e adora sua moglie. È un infingardo. Sentite, adesso incominciate a esagerare. Mi avete quasi fatto piangere e continuate in perfetto. Andrò a consolarmi con vostra figlia. Brava. Mia figlia è proprio la persona adatta per consolare chi piange per causa mia. Non fumo. Una pasticca? Grazie. E allora, caro e grande maestro, la vostra commedia è stata accettata, eh? Sì, come le ho detto alla letta ieri, il direttore del teatro mi ha finalmente promesso di metterla su per la prossima stagione. Ma no. Ma come tu balli così, non me l'hai mai detto. Ma se l'avessi saputo, ti avrei messo su una compagnia di liste, avrei fatto di te il migliore dei boy. Ma via, non lo canzonate, danza meravigliosamente. E l'ho visto. E sapete quanti anni ha? Nessuno te l'ha chiesto. Bravo, non fare il modesto. 54. Ma no. Perché ho sbagliato, saranno 55, 56. Ma lo dico a tutti, è una reclame per la casa, perché la gente crede che tu adoperi i nostri prodotti, Guardate, il Yubigol, signore, il Yubigol mantiene la linea, niente gonfienza, preserva dall'acido urico, una pasticca di vitamina la mattina. Sei un idiota. 54 anni,
e piace ancora alle donne. È la regola della casa, eh. Dato invece 58 li dimostri tutti. Ma io non adopero i nostri prodotti. Ma ti aspettate con tanta impazienza? È già la terza volta che guardate l'orologio. No, è un gesto istintivo. Ah. Sarà per contagio. È la nostra Silviuccia che aspetta qualcuno, è vero? Signor Cogolè. Ah, sì, sì, lo so, lo so. Vostra madre me ne ha accennato. Umberto De Sise, non è vero? È un giovane simpaticissimo. Che bella testa. Ha dei capelli qualche cosa di esotico. Capelli così neri e così lunghi hanno qualche cosa di orientale, vero? Mentre poi è di un'eleganza prettamente francese, vero? Ah sì, molto chic. Sì, molto. Ma è un modo tutto suo di tirarsi su i pantaloni quando si mette a sedere. È un dandy. Silvia, ecco Umberto. Hai visto? Non hai aspettato molto, eh? Ecco Lord Brummel. E Don Giovanni. Buonasera. 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 Vi disturbo? No, per carità, parlavamo di voi. E il mio arrivo vi ha chiuso la bocca. Dicevate male di me allora? Sì, al contrario. Oh, cara Enrichetta, tanti auguri. Grazie. L'avevo detto che c'era una donna nella sua vita. E Dalila. Lasciatemi stare. Oh, Silvia, Silvia cara. Oh, Silvia, come sono spiacente. Sì, non ho potuto venire che con un permesso irregolare. Sai, io non ero inteso con il mio sergente. E invece, sceso dal treno e rientrato a casa, trovo un telegramma che mi ordina di rientrare d'urgenza. E allora sono venuto qui di corsa. Devo riprendere il treno fra un'ora. Signore? Credo che il vostro cameriere vi chiami. E che c'è? Il signore potrebbe venire un secondo. Sì, prego. Scusate. Prego, figurati. Signore. Signore, è arrivato il mio momento, sì, posso cantare? No, no, non ancora, c'è tempo, c'è tempo. Mi pare che il mio abito sia adatto per le romanze che dovrò cantare. Adattatissimo, sì. Come la vostra voce. Oh, grazie, signore, grazie. Meglio che mi ero ripromesso di andare a passeggiare domattina all'Avenue du Bois. Oh. Che peccato. Beh, raccontatemi tutto. Sentiamo quello che accade a Parigi. Io non so più nulla. Che si dice? Che si fa? Che vestiti si portano? Ah, le giacche sono più corte, con le spalle più larghe. Mi pare quasi di amarlo di me. Ma no, perché? Questo sì. Enrico? Scusa. Prego. All'aria in piedi, tuo padre. Però il vestito è leggermente ripreso alla vita, sì, vero? Sì, sì, sono modelli deliziosissimi. Enrichetta, scusa, vai bene un momento. Cos'è successo? Ma come avevano detto che da qualche tempo stava assai meglio? Ma avrà avuto una ricaduta. Cosa vuoi che ti dica? Sì, ma non si può scegliere una sera come questa, con l'elastico di questa piccola, per andarsi a malare. Che facciamo, Sarasa? Che ne dite? Io non so fino a che punto sia in dovere, perché lo conoscevo appena. Se li incontravo per le scale neanche lo salutavo. È un tipo antipatico. Ma questo non vuol dire? Hanno raccomandato a tutti gli inquilini di non fare rumore. Ah, ah no. Sì, ma allora mi pare che l'orchestra... è una cantante dell'opera, tutto quello che c'è di più rumoroso. Ma si capisce. Ma fateli tacere, padrino, fateli tacere. Ma certo, è già grave anche per la gente che sta bene. Io ero così contenta. Ma ci voleva proprio che questo vecchio si andasse ad ammalare. Guarda un po', certo. Non doveva ammalarsi o perlomeno non abitare qui sotto. Ha mancato di tatto, certamente. Sì, sì. Non ci resta che avvisare tutti gli altri e ce ne andremo. Ecco. No, non ve ne andate, adesso organizzeremo qualche cosa e chiacchiereremo un po' tranquillamente. Faremo una partitina, facciamo un bridge. Il bridge non è sonoro, Dio sa. Ma non è neanche allegro, caro. Dite un po', Cogolento, come mai? E che c'è? C'è un moribondo nella casa. Oh, porto. Oh, no. Ma mio povero amico! Grazie, non è della mia famiglia, grazie. Comodi. Manda via l'orchestra, sì? Vado. Sì. Mi è arrivato il mio turno? Posso cantare? Senza orchestra e a bassa voce. Ecco. E allora perché scomodarmi? Ma noi stiamo ballando sulla testa di un moribondo.
farete un bridge con noi e va a preparare la tavola. Venite, amica mia. No, 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 ce ne andremo, è più conveniente. Un bridge, grazie tante. Mi ha accompagnato a mamma? Ma certo, mia cara, per finire la serata. Buonasera, mia povera amica. Buonasera. Buonasera, buonasera. Oh, cara signora, credetemi che io sono con tutto il cuore. Tu sei recuperato. Veramente. Buonasera. Buonasera, mio caro. Sono commosso. Buonasera, caro. Buonasera. State un po' a sentire. Che c'è? Si sente della musica, ma viene di sotto. Da moribondo. Ma sì. Ma che cosa vuol dire? Ballano. Ma non è possibile che siano già gli eredi. Ma allora, signor Cogolè? Non lo so, il cameriere che è venuto a dirci che avrà voluto fare uno scherzo. Un brutto scherzo. Idiota. Ma, non capisco, forse qualcuno che non abbiamo invitato. Allora possiamo ballare. Ma naturalmente. Richiamate l'orchestra, presto, padrino. Vado, vado. Silvia, aperti la mano. Veramente una cosa idiota. Vorrei sapere chi ha avuto questa graziosa idea. E tu? Sì, sì, tu. Ne ho avuto il sospetto poco fa nel vederti così animato. Ti davi da fare. Sei meno premuroso di solito. Ti agitavi per nascondere la tua soddisfazione, poi ti incenerivi su di me. Era troppo bello per essere vero. Per questo guardavi l'orologio con tanta impazienza. Avevi paura che il cameriere di sotto non salisse malgrado l'accordo. Sì, sei tu. E non ti dai nemmeno la pena di protestare. Coi pazzi non si discute. Sono anche troppo lucida, invece. Ti conosco, va. Ci vedo chiaro, so tutto quello che pensi. Va a ballare, va. Perché hai fatto questo? Perché? Per egoismo. Per mettere tutti alla porta e coricarti di buon'ora. Sarebbe già nel tuo modo di fare. O più semplicemente per guastarmi un piacere. Ero contenta stasera. E tu non lo sopportavi. La gioia degli altri ti dà noia, la mia soprattutto. Mi sentivo così felice. Non si direbbe. Ora non più. Te ne sei incaricato tu. Ah, davvero che... Povera la mia esistenza, tu hai sciupato tutto in me, annientato tutto, non uno slancio che tu non abbia troncato, non un buon sentimento che tu non abbia deriso, mi hai impedito di sorridere. E se piangevo me ne facevi arrossire tutta la vita, tutta la vita. Questo che ti dico adesso non è scoperta di oggi, no, è un pezzo che rifletto. Da quando l'età della ragione io mi domando, quando mai è stato buono con me? Quando mai è stato affettuoso? Quando mai ha avuto... un moto di tenerezza per me. Mi hai sciupato persino l'amore di mia madre. Solamente? Solamente. Senza farla apposta, forse. Ridevi delle nostre fusioni, di quelli che tu chiamavi i nostri abbracciamenti. Vuoi saperlo? Io mi nascondevo da te per farmi abbracciare da lei. Non vantartene. È una mancanza di sincerità. Ti assicuro che non me ne vanto con nessuno. Non ci faresti una bella figura. A voi della sincerità. E vabbè, diciamolo francamente. Tu non mi ami. E neanch'io. Sì, sì.
Vado da qualcuno che mi ama. Angela, porterete una tazza di camomilla alla signorina. Ti giuro che non scherzo. Si coricherà subito. Ti giuro che... Beh, scusate, presto gli invitati più tardi. Enrichetta, che cosa c'è? Scommetto che hai avuto la mia stessa idea di fare uno scherzo a tuo padre. Oh, gli ho già fatto una sorpresa molto più bella. Ah, sì? Beh, che succede? La vostra auto è giù. Sì. Volete prestarmela? Volentieri, piccolo, ma perché farne? Per evadere. Che diavolo dici? Ho preso la decisione di lasciare questa casa e di non ritornarci più. Se vi secca prestarmi la vostra auto, prenderò un tassì. Cos'è, vorresti abbandonare i tuoi genitori? Voglio lasciare questa casa. Ah, sì. Ah. E questa fantasia ti prende così, in una sera di festa, al momento di mangiare la torta, il giorno dei tuoi 20 anni? È il mio modo di festeggiare il mio compleanno. Andiamo, via piccola, vieni qua, su, vieni qua. Cosa c'è? Cosa è successo? Raccontami, su. Non lo indovinate. Tuo padre? Cos'è, hai avuto una disputa con tuo padre? Una disputa. Avete un dolce modo di esprimervi. Sì, 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 una disputa. Ma per l'ultima volta. Gli ho detto finalmente quello che avevo in cuore. Ah, sì? E lui che cosa ti ha risposto? Mi ha mandato a letto. Ah, lo vedi? Lo vedi che qualche volta ha delle buone idee? Ma voi scherzate? Ma non capite? Ma capite dunque, non mi è più possibile continuare a vivere con lui. Ma come, sei dunque infelice fino a questo punto? Parla. Ma perché? Perché sono qui. Sì, va bene, e poi? È detto tutto. Ma da quando? Da sempre, credo. Ma io non mi sono mai accorto di nulla. Siete così gioviale voi. Credo che non vi faccia molto piacere accorgervi che esistono anche delle cose tristi. Ti domando scusa. Ma cara, io penso, vedi? Sì, io penso che la... Io non so proprio cosa pensare. Ma sei meravigliosa tu, ma come te ne stai lì tranquilla a guardarmi, quasi sorridi? Perché ho l'impressione di essere già partita. Insomma, parla, spiegati. Ma vi ripeto che ho detto tutto. Oddio, ma... Intontito, io sono intontito. Ma che cosa fate? Ho fatto segno a tua madre di venire. No, lasciatele stare dove, io non ho niente da dire. Senti, piccola, guarda. Se tu sei infelice qui, io sono il primo ad ammettere che bisogna fare qualche cosa. Ma caro, ci vuole tempo, bisogna parlarne tranquillamente. Potrei fare un piccolo viaggio con tua madre, vuoi? Perché ridi? Per quello che dite, si direbbe che voi abbiate l'intenzione di accomodare le cose. Eh sì, è nella vostra natura. No, ma qualche volta no, bisogna avere il coraggio di non accomodarmi. Se è giusto, la meglio da sé. Abbiate il coraggio di capire quanto la cosa sia seria, padrino. Io me ne vado per sempre. Rassegnati. E dove andrai? Credo che troverò una casa dove qualcuno sarà felice di accogliermi. Ma dai, questa è una pazzia. Non te ne andrai mica via subito, no? Sì. Staremo a vedere. Teresa. No. Resta qui intanto, ti prego. No, è meglio che io non ci sia quando voi l'avvertite della mia partenza. Parlerete più liberamente. E poi bisogna pure che vada a cambiarmi, io non posso partire così. Sebbene quando si lascia una casa che non si ama, il sogno sarebbe andarsene nudi, no? E allora, un abito da ballo è ancora quello che c'è di meno vestito. Enrichetta! Addio, padrino! Sono felice! Enrichetta! Ma cara, non vedevi che ti facevo segno da 10 minuti? Sì, ma stavo salutando i nostri ospiti. Avresti potuto disturbarti ugualmente, no? Cosa c'è? Cosa c'è? C'è che tua figlia sta per lasciare questa casa. Ma no. Ma sì. Sei impazzito? Eh. E perché vorrebbe lasciare questa casa? Perché? Perché soffre di vivere vicino a Stefano. Ma cosa ti ha detto? Insomma, pensa a quello che più preme, Teresa. È meglio impedire a una persona di andarsene piuttosto di doverla poi ricondurre. Ti prego, vai a cercare subito Enrichetta. Sì, sì.
Io vado, vado, ma... Angela? Sì, signor. Avete veduto la signorina? È uscita, signora. Ah, va bene. Bene? È già andata via. Ah, mi ha giocato. Mi ha detto che andava in camera sua per poter prendere tranquillamente la porta, capisci? Ma dove sarà andata, in nome di Dio? Io non lo so, me lo domando. Ma non te l'ha detto? Ma no, non mi ha detto che delle cose vaghe così, con una certa aria furba. Oddio, che fare adesso? Ah, Teresa, via, a non perdere la testa, che diamine. Sarà andata a rifugiarsi in casa di amici. Appena sarà stata ospitata ti telefonerà certamente. La voi ha avuto una scenata con Stefano. Egli deve essere stato malaccorto. Lei si è esasperata, risultato un colpo di testa. Ma tutto si aggiusterà, vedrai. Piuttosto è seccante, ecco, è seccante che vada a mettere degli estranei al corrente di questi dissensi di famiglia. Io voglio telefonare. A chi? Non so, a tutte le sue amiche. 100 persone. Ebbene, telefonerò a 100 persone. Fare dire 99 malelingue alle quali farei sapere che tua figlia ha preso il volo. Ma ci sarà qualche cosa da fare, no? Sì, aspettare. Oh. Del resto sono più addolorata che sorpresa, sai. Più di una volta ho pensato che poteva finire così. Ma dimmi un po', ma litigava spesso con Stefano? Continuamente, quando non si tenevano il broncio. Ah, piacevole atmosfera. Ma non possiamo restare così senza far niente. Bisogna fare qualche cosa. Vado ad avvertire Stefano. Ma perché? Non ti basta il dispiacere che hai? È vero. Enrico, ma non hai nessuna idea di dove possa essere andato? No, nessuna. Angela, che cosa c'è? Cercate qualche cosa? No, però capisco che la signora vorrebbe sapere da chi sia andata la signorina. Come? La signorina è partita nella vostra macchina, signore. E come lo sapete? È venuta a cercare l'autista in cucina. In cucina? Sì, ha chiamato Luigi e sono partiti. Ma ho sentito che la signorina che gli diceva nel corridoio: presto, sbrigatevi, dovete condurmi subito dal mio padrino. Da me? Sta bene, Angela, vi ringrazio. La signora mi scuserà. Avrei forse fatto meglio a non dirle nulla, ma vedevo la signora molto inquieta. Vi ringrazio, Angela, potete andare. Ma come? È andata a casa mia. Tu sei il suo padrino, l'hai sempre molto viziata e lei ha pensato naturalmente di poter contare su di te. Ah no, no cara, no, no, non questa sera. Io le ho nettamente sconsigliata questa partenza. Oh. Oddio. Ma perché ella si rifugi da me così? Senza il mio consenso? Senza la mia autorizzazione? Bisogna... Oddio, Teresa! Io non so che cosa pensare, amico mio. Ah, per questo... Ma questo è straordinario. Ah, no! Ah, no, qui bisogna vederci chiaro. E subito anche. Perbacco! Adesso telefono a casa mia. Vediamo un po'. Pronto? Ah, sei tu, eh? È proprio lei. Ah, così quando si telefona a casa mia, sei tu che rispondi, vero? Sì, sì, mi sono installata qui. Ah, ti sei installata. Ah, bene, brava, molto bene. Siete mica in collera, vero? Sì, sì, sono molto in collera. Ma neanche per sogno. Che... Oh. Che cosa c'è, Enrico? Mi ha detto... Vedrai come ti farò felice, papà. Enrico! Farete portare per questa notte un divano in questa camera, io dormirò qui. Beh, che c'è? Perché fate quella faccia? Vi ho già detto che Enrico sa tutto e che mi raggiungerà qui tra poco. Del resto dovrete abituarvi a me, perché ho deciso di stabilirmi qui. In questo caso me ne andrò io. Come vorrete. Pronto? Sì, casa Payet. No, il signor Enrico non c'è. Chi sono io? Ma non è una cosa che la debba interessare, signora.
civetta e sfrontata sarà lei. Cosa gli devo dire? Che è un impostore? Va bene. E che lei non si farà mai più vedere. Credo che ne sarà felice, signora. Razza di maleducato. Buongiorno Francesca, il signor Enrico dorme ancora? Il signor Enrico non c'è. Come? È uscito senza neanche salutarmi. Non ha dormito in casa. Signore Dio, che cosa seccante. Ma Stefano, come ha preso questa fuga? Non gli ho detto che era venuta da te. Sì, ben inteso. Ma che era andata dalla sua amica Silvia. E che cosa ha detto? Nulla. Ma stamattina l'hai visto? Sì, sì. E com'è? Come al solito. Hai la faccia di chi non ha chiuso occhio tutta la notte. Puoi immaginarlo. Ma neanche io. Sai dove sono andato a dormire? No. All'hotel. Andare a dormire all'hotel a Parigi ha quasi l'aria losca. Ma non mi senti? Sì, sì, ti sento, ma ci sono cose più gravi. Ah, bene, cara, ma anche questo non è allegro. Ah, non c'è dubbio che lei ha dormito bene. Senti, cara, se è così che mi stai a sentire, è meglio che stia zitto. No, ti ascolto, Enrico, ti ascolto, ma penso anche... Ma no, no, invece non pensare, mettiti il cappello e vai a trovarla. Io? E diamine, non vedo altra possibilità di ricondurla alla ragione. Io ho provato stanotte, da mezzanotte all'una. E per tutta risposta mi ha buttato le braccia al collo. È una cosa molto carina, ma però non accomoda nulla. Ora tocca a te. Io non devo certo suggerirti le parole. Dimmi quello che vuoi. Riconducela qui, portala altrove, ma per l'amor del cielo non lasciarla da me. E poi la mia situazione non è certo gara. Ho avuto poco fa una scenata che non mi ha divertito affatto. Con chi? Beh, con una persona che doveva venire da me questo pomeriggio. Mi rallegro, amico mio. Cosa vuoi, cara? Io ho una vita organizzata, no? Quindi ti prego, mettiti il cappello e vai a convincerla. No, non posso, Enrico. Ma perché? Non posso. L'idea di trovarmi ora davanti a questa figliuola mi è insopportabile. Oh, santo Dio. Sento che arrostirei ora che so che mi giudica. Credo che non troverei le parole per spiegarmi
possibile che tu non comprenda. È una questione di pudore. Sì, capisco, capisco perfettamente. Ma anche tu, da parte tua, devi comprendere che è impossibile che la ricchezza rimanga da me, no? Oh, e che fai qui, a quest'ora così mattiniera? Buongiorno, Stefano. Ti vedevo in ufficio, eh? Sono passato a prenderti. Ah, sì, faremo la strada insieme. Perché? La tua vettura non cammina? Sì, perché? No, credevo che volessi approfittare della mia. No, per carità, no, è stato semplicemente per... Per amicizia? Sì. Ah, e allora, riempio la borsa del tabacco e sono con te. Sì. Sai, mi rendo perfettamente conto della vanità di questo piacere. E così mi sono convinto che il fumare mi piace. Aspetto, sai. Che cosa? Che tu parli. Che tu hai da dirmi qualche cosa. Chi te l'ha detto? La tua faccia. Come? Se mi volti le spalle? Ci vedo benissimo con la schiena io. Hai la bocca piena di parole. Ne hai il viso deturpato, l'ho visto entrando. Ah, vabbè, sei meraviglioso, sai. Ebbene sì, sì, perbacco. Sai, io speravo che la faccenda potesse accomodarsi senza che tu ne sapessi nulla. Ma tanto meglio se te ne sei accorto. Bisogna che tu sia al corrente, così rimetterai tutto in ordine. Ah, sì? Sì. Del resto ti farà ridere, sai. E allora fammi ridere. Ma sì, è talmente assurdo che non si può fare a meno di ridere. Figurati che tua figlia immagina che io sia suo padre. D'ora in avanti faremo questo lavoro almeno una volta alla settimana. Una volta al mese, come facevo io, è anche troppo. Ah, come si vede che Enrico è stato abbandonato a se stesso. Voi, cara Francesca, lasciatevelo dire, ma vi siete adagiata qua dentro. Ci vuole ritmo, attività, molto amore e interesse alle cose per mantenere come si deve la casa di uno scaffolo. Basta un po' di buon senso, un po' di calma, come ho sempre fatto io, senza tanto ritmo. Pronto? No, il signor Enrico non c'è e probabilmente non ci sarà più per lei. Ma Stefano, Stefano, io sono annichilito. Ma perché? Che c'è di straordinario che mi sia accorto che tu eri l'amante di mia moglie? Claudio, hai delle idee sorpassate. Un becco non è necessariamente un ignorante. Ma come allora? Allora tu credi che... Guarda, ti posso precisare. Tu mi hai ingannato il 16 ottobre del 1934. Ma no, no. Beh, avrai dimenticato la data, ma ti assicuro che ho una memoria eccellente io. Ma no, ti assicuro che ti inganni, assolutamente. No, non ho bisogno di ingannarmi, a questo hai pensato tu. Adesso vedi, nessun scatto sincero, nessuna reazione. E difatti non trovo nemmeno la forza di protestare. Ma scusa, scusa, cosa vuoi che possa dire un uomo che riceve una simile tegola sulla testa? Io sono intontito, annichilito. Ma come tu, il mio miglior amico, tu credi che... E poi questa mostruosità, questa ragazza che mi chiama papà e che viene a stabilirsi in casa mia. È venuta da te? Sì, e si immagina di essere in casa sua. E vuol condividere con te la sua vita? Ecco, sì, né più né meno. È per questo che sei venuto qui? Sì. Tu vorresti che io intervenissi? Insomma, che tu la riconduca alla ragione. E già, tu pensi che dal momento che me la sono tenuta per 20 anni potrei continuare a tenermela? No. Ci sono delle cose che si possono fare finché non se ne sia parlato. Allora adesso, non sono stato io a metterla alla porta? Ma sì, d'accordo, è stata lei ad andarsene. Però, mi pare che ci siamo raccontati su questo argomento tutto quello che avevamo da raccontarci. Per il resto, mia figlia ha trovato il suo padre, naturalmente vuol vivere con lui, eh? Capisco che la cosa ti dia noia, ma... Bisogna farsene una ragione. Me la sono tenuta per 20 anni io e non era mia figlia. Avrei sempre avuto 20 anni di guadagnato. Senti, caro, io non tento nemmeno più di risponderti. Ora è certo che questo affare creerà dei problemi. Noi non potremo rimanere associati. Lo sai, dell'opinione della gente io me ne infischio. Ma questa figliola che ci passiamo dall'uno all'altro, bisognerà separarci. Prendi anche la madre? Come? Del resto questa è una cosa che dovete vedere voi. Allora io vado a lavorare. Sai, per oggi è meglio che tu non venga in ufficio, eh? E perché? Sei troppo commosso, non combineresti niente di buono. Ah, giusto te. Che volevo dire?
Ah, sì. Che quello che dovrete dirvi voi due non ti impedisca di occuparti della colazione, perché abbiamo Sandri oggi. E quello è un uomo che, per coglierlo, bisogna mirarlo allo stomaco. Ma infine, per Bacco, Teresa, io sono ben sicuro di non essere mai stato il tuo amante. Che cosa dici? Ma dico che c'è da perdere la testa. Non soltanto tua figlia crede che io sia tuo padre, ma anche tuo marito ne è convinto. Parola d'onore, non ci manca che questo, che lo creda anche tu. Che cosa dici? Che cosa dici? E lui crede. Lui crede che... Ma lo crede da 20 anni. Oh. E non basta. Rompiamo la nostra società, lui ed io, per le convenienze. Ecco, credo che non ci sia altro. Ma ce n'è già abbastanza per un uomo solo, non ti pare? Ma fortunatamente che è un uomo pacifico, altrimenti mi domando se io sarei ancora di questo mondo. Enrico, vuoi star zitto un momento, per favore? Ah, per dinci. Non è mica semplice in questa casa essere l'amico di famiglia. Ti chiedo scusa, Teresa, sai? Oh, io? Io sono talmente intontito per tutto quello che è accaduto che non penso nemmeno a quanto debba esserti penoso tutto questo. Ma tu non gli hai detto, non gli hai gridato che non... Gli ho detto le parole che può trovare un uomo sbigottito. Ma per carità, la sua convinzione è fatta. È come una tranquilla ostinazione. Ci ha dormito sopra per 20 anni. 20 anni. Tutte le parole, tutti i giuramenti urtano contro il suo sorriso ironico. Tu lo conosci il suo sorriso, dunque? Oh, sì. Per carità. Le mie proteste non hanno mica servito a nulla, sai. No, niente da fare. Quello che credeva lo crede ancora tale quale. Il più triste non è che lo creda ancora, ma che l'abbia creduto. No, non è possibile andare avanti in questo modo. Non è possibile. Senti, cara, guarda, sarà forse costoso, ma è così. Io questa figliola l'amo meno da quando vuole che io l'ami troppo. Sì, sì. Bisogna togliere dalla testa a tutte e due quest'idea. Ah, sì. E allora senti, Teresa, guarda, io ti chiedo scusa, sai, ma poiché ormai sono entrato nella vostra intimità, mio malgrado, ti prego di rispondermi con tutta sincerità. Ebbene? Se è figlia d'un altro, dimmelo. Ma è figlia di mio marito. E allora, cara, non ne usciremo più. Tu non sei mio marito. Io non ho nessun interesse a mentire con te. Puoi credermi. Sono forse una di quelle donne che nascono schiave. Ma ho sempre pensato che la fedeltà fosse una condizione indispensabile nel matrimonio. E ho adempiuto a questo dovere senza il minimo sforzo. Ma lo sapevo. È stato soltanto per cercare di spiegarmi in qualche modo quella pazza idea che te l'ho chiesto. Ma lo sapevo, sai, l'ho sempre sentito. Io non ti ho mai fatto la corte, Teresa, no? No. Non ne ho mai avuta la tentazione. Scusami, sai, ma... E io non ti rimprovero neanche di dirmelo adesso. Vedi? Sì, qualche volta ho detestato mio marito, quasi come le donne che ingannano il loro. I suoi difetti mi hanno fatto soffrire. Ma... Non sono uscita. Ero di là. E ho sentito tutto. Enrico, vuoi lasciarci, per favore? Ma... come vuoi, Stefano. Arrivederci, Teresa. Arrivederci, Stefano. Enrico. Stefano, non posso dubitare della vostra sincerità. Non sapevate che ero là? Allora, quella domenica, quando dopo che litigammo aspramente te ne andasti dicendo so quello che mi resta a fare, dove sei andata? Sono andata da mia madre. E quando mi gridasti, sta attento, ti capiterà una disgrazia. Di che cosa mi minacciavi? Di lasciarti.
Ma nei giorni successivi tu sei diventata docile, premurosa. I miei difetti ti divertivano, mi davi ragione in tutto. Mi mettevi dei fiori nello studio fino a farmi venire il mal di capo. Non era per farti perdonare una colpa, per chiudermi gli occhi? No, era soltanto per tentare di renderti felice, Stefano. Allora, tutte le volte che tu sei stata gentile con me, non era che gentilezza? Sì, Stefano. E lui? E lui che veniva qui tutti i giorni, non era per vederti? Non era per amor tuo che sopportava tutti i miei sarcasmi offensivi? No, Stefano. Ma per dirci, mi avrà fatto dei favori 20 volte. E con questo? Non era per interesse? No. Era per amicizia? Sì, Stefano. Non so più. Non so più. Non capisco più. No, perché tutto si legava così bene. E adesso... mia moglie è fedele, mia figlia è mia e il mio amico è sincero. Sì, Stefano. No, non lascia. Bisogna che mi ci abitui. Eh sì, per 20 anni ho costruito la mia vita su un'idea sbagliata. Aspetta un momento. Ma non ti sei mai detto che io non... Ma no, io so perfettamente che due esseri che vivono insieme hanno per forza dei motivi di discordia. Perché io avrei dovuto essere più fortunato di un altro? Perché? Di cosa ho io? Non sono un uomo di genio. Non sono un uomo seducente. Benché anche quelli. Poi io ho trovato il modo di essere antipatico a 20 anni. Stefano, lascia che prenda la tua mano. Tutte le volte che volevo farlo, tu la ritiravi senza averne l'aria. E oggi comprendo il perché. Ma ora sai che la donna che ti è vicino non è una donna colpevole. No, Teresa, bisogna che tu mi lasci un po' solo, un po' tranquillo. Bisogna che riprenda il mio equilibrio. Capisci? Sono un po' stordito. Io ho fatto una lunga addizione e a un certo momento mi accorgo di averla cominciata con uno sbaglio. E allora tutti i miei calcoli sono sbagliati, sono errati, non capisco più, non so più come giudicare le cose, le persone. Questa felicità che mi capita addosso è una specie di catastrofe. Oh. Eh sì, sono come un cieco che è stato operato. E fino adesso ho vissuto nel buio, bisogna che mi abitui a camminare nella luce. Appoggiati a me. Mia moglie è mia, mia figlia che ho odiato per 20 anni. Odiato? Sì, Teresa, sì. Ho odiato il suo riso quando lo sentivo rientrando in casa e dietro la porta. Ho odiato la sua bellezza, la sua giovinezza, la sua salute, tutte quelle qualità delle quali io credevo di non entrarci per niente. Delle quali la gente si felicitava con me. Una volta ho trovato il suo quaderno di studi, l'ho gettato nel fuoco. No. E così avrei fatto dell'album di fotografie, dove immagino che ce ne sarà una ad ogni pagina. Oh sì, Stefano, ad ogni pagina, da quando è nata. Vieni. Guarda. Qui ha 4 anni. Eravamo in giardino. Quell'uomo che volta le spalle laggiù in fondo sei tu. Yeah. Qui ha 6 anni. Eravamo a Royan. Sta mangiando dei cialdoni. Andava fatta per i cialdoni a quell'età. E tu non c'eri. Yeah. Ecco qui,
E a Biarritz, a 12 anni, al tennis. Ti ricordi come giocava bene? No. È con me. Io non c'ero? No. Qui è a Beauvallon. Ha 15 anni. Io non c'ero. No. Non c'ero. Non... Ha dei begli occhi? I tuoi. Teresa. Raccontami l'infanzia di mia figlia. Fermiamo questo grammofono, voglio? Di sì. No, cara, ma sai, un po'... Del resto non la meritate questa accoglienza. Io sono in collera con voi. Ah, sì? Sono qui da mezzanotte soltanto e già mi avete lasciata 2 ore sola. Io vengo da casa tua. Ma no! Casa mia è questa. Siete andata a pigliarmi dei vestiti laggiù? Nessuna donna ha mai potuto dire più sinceramente di me, non ho niente da mettermi. Mi sono messa la vostra vestaglia. Senti, piccola. No, volete ancora dirmi delle cose ragionevoli? Sì. Oh, come siete poco serio. Ragionevole è questo. Il grammofono, la tavola, dove mangeremo tra poco, l'uno vicino all'altro. Io ho fatto apparecchiare di qui, è più carino. Uh-huh. Oh, dimenticavo di dirvi, la vostra cuoca cameriera sta per darvi gli 8 giorni. Chi, Francesca? Da stamattina voi non rappresentate più il suo ideale di scapolo. Ci siamo scambiati le nostre idee sulla cotoletta come cibo e sulla polvere come ornamento. E queste nostre idee non concordano troppo. E così se ne va. Ma non male anche per idea. Ma per carità, io tengo molto alla verba. È qui da un'eternità. E poi conosce tutte le mie manie. Ti ha trovato un'altra cameriera migliore? Ah sì? E chi? Io. Ma cosa c'entri tu, piccola? Trovate che io sconvolgo la vostra vita? Sì, un po'. Non ne provo nessun rimorso. Ah, grazie tante. Che io so riportarvi assai più cose che non ve ne tolgo. Vi faccio perdere la vostra vecchia cosa. Vi faccio forse perdere la vostra vecchia amante. Ma per carità, non è affatto vecchia. Come volete. Comunque mi è sembrata molto brutta al telefono. Ma vi faccio guadagnare vostra figlia.
papà. Enrichetta, ti supplico di non dire quella parola. Pure è molto bella. Ma ti ripeto per la millesima volta, non sono tuo padre. Va bene. Me lo dite ancora una volta, allora è un'altra cosa. Allora vuol dire che sono un peso per voi, che non mi amate. Ma non è questione di questo. È la sola questione che esista. E allora non mi resta che la senna. Ma dico, sei pazza? Se nell'andare a fondo io rivedrò la mia vita, non vi vedrò niente di bello. E così non avrò niente da rimpiangere. Ma Enrichetta! Ma che altro posso fare se mio padre mi respinge? Ma insomma... Ditemi ancora una volta, non sono tuo padre e io me ne vado. Non dico più nulla, no, non... Papà! Non dico più nulla. Papà! Oh, dimmi da papà che non osa essere felice. Ma di la verità, se l'avevi pensato, se l'avevi sognato questo momento, tu pensavi, io ho rinunciato a lei, ma se un giorno un miracolo... Ma... No, non dire di no. Io l'ho letto 100 volte nei suoi occhi. Ma Enrichetta, ti supplico. Io ho versato tante lacrime, tante da far girare un mulino, come diceva la mia madre. E adesso che cosa vuoi farci? Il mulino gira nella mia testa, gira. Perché mi guardi così, papà? Ma perché? Perché sono atterrito. No. Buongiorno. Buongiorno, Francesca. Il signor Enrico? Il signore è di là, con la signorina. Ma no, Enrichetta, ti supplico. Papà, lasciami stare così. No. Come si sta bene. Io non potrò mai essere più felice altrove. Papà, ti voglio bene, sai. Ti adoro. Oddio, Dio. Non mi respingi più ora? No, non oso più. Papà, papà no. Mio, papà. Enrichetta, papà. Enrichetta, ti prego. Signore. Scusa. Ah, sì, vengo subito. Aspettami qui, ti prego. Buongiorno. Buongiorno. Siamo noi. Se voglia dividere l'un privato. Ah no, ma perché? Sì. Deve essere abbastanza ridicolo, eh? Il buon uomo che si viene a riprendere sua figlia. Ma ancora peggio di marito ingannato, perché almeno questi credono che i figli degli altri siano figli loro. Io ho creduto che mio figlio fosse figlio di un altro, è ancora più cretino. Mia vecchia stessa, no. Sì, ma non sono venuto per parlare di me, ma di lei. È di là? Sì. Ora andiamo. Sì, ma vedi, io non so come fare a dirtelo. Che cosa c'è, Enrico? Ma niente, vedi, soltanto temo un po' questo momento in cui le mostrerete il suo errore. Perché? Perché? Perché è così esaltata. Figurati che mi ha chiuso la bocca con una tale minaccia che... Che minaccia? Ma... No, di. Di gettarsi nella segna se io la respingo. No. Ma no, non ti spaventare, Teresa, capisci bene che se te lo dico è perché sono convinto che esagerava. E lei? Sì. Si diverte col gran morto. Ci ha lasciati. E canta. È felice. Ti però stona. Tu capisci dunque, Stefano, che... Sì, capisco perfettamente. Ti ama e mi detesta, eh? Oddio, senza arrivare a questo punto. Ma perché no? Bisogna dire le cose come sono. No, in ogni modo, vedi, Stefano, io credo che... Sì, io credo che per dirle che è tua figlia, non so, bisognerebbe usare delle precauzioni. Oddio, sai. Vabbè, e preparala. Teresa, vuoi che andiamo? No, aspetta. L'idea di trovarmi ora dinanzi ad una figlia che pensa di me una tale cosa. Se vuoi essere rossa, no? Senti le mie mani. Gelato. Aspetta un momento, ti prego. Chiedi. No. Ecco. Possiamo andare. Enrichetta, c'è tua madre. Ah. Allora...
Allora io vi lascio. Grazie. Buongiorno, mamma. Sono venuta a portarti dei vestiti. Tu sei partita in toilette da sera. Bravo. Tu pensi a tutto, ti riconosco. Beh, vedi, io mi sono messa una vestaglia di lui. Vedi. Mamma, non sei in collera con me, no? Perché sono partita. No, non si tratta di questo. Io sono rimasta finché ho potuto, ti giuro. Mamma. Ricchezza. Mamma, ma io ti voglio bene anche così. No. Non vuoi che ti abbracci? No. Lasciami. Ti metti a disagio parlare di questo insieme. Non ne parleremo più. Ma almeno saprai che ti amo anche così. Sì. Lo so. Non hai più niente da dirmi, mamma. No. Più niente. Bene, allora vado a cambiarmi. Tu lo aspetti. Chi? Papà. Mm. Sì. Mamma, sono felice, sai? Dove vai? Me ne vado. Non ho più niente da fare qui. Ma lei ha parlato? No, no. Lei ha parlato a me. E dopo quello che mi ha detto, io non ho più niente da dire. Come? Mi crede colpevole e non me ne rimprovera. Anzi, è così. Ecco qua. Nella mia vita, delle due sole ragioni di essere, mio marito e mia figlia, uno mi ha detestato e l'altra mi ha amato, ma basandosi su un errore. E vale ancor meglio il tuo disprezzo del suo amore. È meno triste, meno vergognoso. È orribile, veramente. Orribile. Teresa, dia. Ti parlerò io. Sì, sì. Parlane tu. Dille quello che vuoi. Fa quello che vuoi. Io non ho più niente da dire per me, finita. Teresa, dia. Credo che il meglio che potrebbe capitarmi sarebbe di non vederla mai più. Dove vai? E dove vuoi che vada? Vado a casa. Non sono di quelle che fuggono io. Vado a sorvegliare la tua casa, diligentemente, scrupolosamente, come una povera sciocca donna che ha sempre pensato che questo fosse il solo scopo della sua vita. Puoi lasciarmi solo, per favore? Come vuoi, Stefano.
Sì, sono io. Sono qui da pochi minuti. Non mi hai visto abbastanza? No, non abbastanza. Credi veramente che noi abbiamo qualche cosa da dirci? Sì. Allora siedi. Ti prego, sono in casa mia. Siedi. Che cosa guardi? I tuoi occhi. Ah no, ti prego, questo no. Tra noi nessuna ipocrisia, noi sappiamo bene che cosa pensare l'uno dell'altro. La mia fuga può dunque danneggiare i tuoi affari? Me ne infischio degli affari. E allora che cosa vuoi? Sì, certo. Sciocca che sono, come non l'avevo indovinato prima. E questo, tu sai che sono felice, sei venuto per tentare di avvelenare la mia gioia. Enrico. Puoi fare ciò che vuoi. Perderai il tuo tempo. C'è troppa felicità qua. Non potrai averne ragione. Guarda, è piena la casa, ne entra dalla finestra. Questo mio viso non fa mostrarlo perché non vi è abituato, ma ce n'è. E tu non puoi nulla contro di lei. Credi? Nulla. Sono sfuggita. Sono fuori tiro. Cerca, cerca. Non potrai portarmi via la mia gioia. Non ho bisogno di cercare. Una parola se ne sarà andata. No. Vedrai. No. Sono io tuo padre. Sono io. Non è lui, sono io. Non è mal trovata. Ma non è vero. Ma non è vero. Vuoi delle prove? Ce ne sono. Ti ascoltavo poco fa. Mi assomigli, figlia mia. Questo non prova niente. Guarda. Guarda i nostri occhi allo specchio. Si assomigliano. Per la loro mancanza di tenerezza. Anche. Ma ci sono anche altre prove. Quali? Vedrai. No, cara. Aspetta. Aspetta, no, guarda, ti spiego. No, senti cara, guarda, non è così. Io tornerò fra qualche giorno per prendere la mia roba per regolare i conti con lei. Ma Francesca, no, ti prego. No, signor Enrico, lei sa che non ho mai amato le scene, gli addii, quindi salutiamoci così semplicemente. Ma Francesca. No, io non posso. Ti prego, ma... Non posso aver dubbi. Non sapevano che ero dietro la porta. Ah. Lo credi adesso che sei mia figlia? Sì. Spaventoso. Perché io ti detesto. Anch'io. Io ti guardo. Mi ripeto, è mio padre. È mio padre. E non provo nulla. Non si muove niente dentro di me. Non un brivido, né uno slancio. No, vedi, niente. Ma sai, l'amore paterno, l'amore filiale non sono passioni. Sono abitudine. Che non abbiamo mai avuto, né l'uno né l'altro. Già. Tu dovresti metterti ad amare di colpo quello che hai detestato per 20 anni. Una cosa da niente. Ah sì, certo, sarebbe bello che bastasse che tu... mi chiamassi papà per volerci bene, ma purtroppo non esistono parole cabalistiche. Senti, Barbara. Ecco, vedi? Non ti riesce neanche a richiamarmi papà. C'è un muro di ghiaccio tra di noi. Lo so, ma non credi che si potrà sciogliere un giorno? Non lo so. Io sono tuo padre, tu sei mia figlia, ed eccoci qua, due disgraziati. Così lontani? No, figliola mia. Anche se ti accosti non saremo per questo più vicini, sai? Alle volte ci possono essere delle lontananze enormi tra due persone anche se si toccano. Vedi, anche se ci sedessimo a questa tavola così amorosamente preparata per un padre e per una figlia, non ci vorremmo per questo più bene? Sì. Vuoi? Abbiamo il dovere di provare. Ecco, non sai trovare altra parola che dovere. Va bene. Non è molto incoraggiante. Sì.
sì. Ma ha già fatto dei miracoli. Sì. Non abbiamo il diritto di mancare di buona volontà. Credi che basterà? Proviamo. Non vuoi? Sì, sì, figlio. Sei mio padre. Io sono tua figlia. Bisogna pure che troviamo qualcosa che ci permetta di vivere l'uno al fianco dell'altro. C'è un abisso fra di noi, questo è certo. Bisogna trovare qualcosa con cui colmarlo. Trovare che cosa? Non so. Cerchiamo. Certo non potremo essere molto felici né l'uno né l'altro. Ma sai, la felicità non esiste. Credi? Qui si può essere felici per un giorno, per un'ora, ogni tanto. Soltanto gli sciocchi credono che esista una felicità stabile, fissa, duratura. Sarebbe già una bella cosa se riuscissimo ad essere felici un'ora, di tanto in tanto. Se potessimo soltanto... Perdonarci. Sopportarci. Cerchiamo. Cerchiamo. Basterebbe che ci fosse stato un minuto di tenerezza nella nostra vita di ostilità. Non so. Non ce n'è nessuno. Non credo. Capisci? Tu eri la figlia di un altro in casa mia. Sì. Sì, ma un giorno tu forse hai potuto essere buono, tuo malgrado. No, no. No, mi sorvegliavo troppo. Neanche quando ero piccola? No. Ma sono stata malata. Sì. E allora, Babbo? Beh, a volte quando ti sentivo tossire mi turbavo un po'. Ma subito mi rimproveravo la mia pietà e scappavo da casa. Capisci, tu eri la figlia di un altro. Sì. Cerchiamo ancora, Babbo. Io ero la figlia di un altro. Però tu mi hai tenuta. Sì, per viltà. E io? Io dunque... Non ho mai avuto una parola, un gesto di cui tu ti ricordi e che ora possa venire in nostro aiuto. No. Dovevi essere una cara bambina, eh? E non t'ho guardata, t'ho odiata subito. Eppure... Eppure vorrei amarti. Anch'io, Babbo. Sarebbe bello, ma... Noi siamo come due ciechi che vanno a tastoni. Ma non possiamo accostarci perché... Abbiamo messo troppi ostacoli fra di noi. Sì. Ecco, anche lui. Lui di cui non osavo parlarti, lui che per 20 anni hai creduto tuo padre. Adesso tu hai vergogna delle parole che gli hai detto, ti sembrano impudiche. Sì, insomma, ti vergogni, arrossisci dell'affetto che hai dato a un uomo che non aveva nessun diritto e di questo non mi perdonerai mai. Andate via, padrino, vi prego. Andate via. E anche noi andiamocene. Tu? A casa nostra. E ci accomoderemo in qualche modo. Non saremo la prima famiglia in cui padre e figlia vivono senza amarsi. Ma io voglio amarti. Anch'io, figlia mia. Forse se tu partissi, se tu andassi... Dove? Lontano. Io non posso dirti niente di affettuoso perché tu sei qui. Se anche tu mi dicessi le cose più tenere, non mi commuoverebbero. Perché tu me le dici con quella voce che mi ha tanto agghiacciata, tanto ferita. Lo so, è vero. Parti. Io penserò a te. Ti scriverò. Vedrai, appena messa fra noi un po' di distanza, nascerà subito l'amore. Ad ogni lettera che noi ci scriveremo, noi ci svileremo sempre un po' di più. E infine ci comprenderemo, ci ameremo. E allora tornerai. Non vuoi, Babbo? Sì, figlia mia, sì. Parti subito. Se ne vai. Ci scriveremo spesso. 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 Vedrai.
etichetta. Sono qua. Che cosa aspetti? La tua prima lettera. Eccola. Cerca di venire presto. Papà.